I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, hanno fatto pace o non si sono mai detti addio? Eccoli di nuovo insieme. Pace fatta tra i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Oppure non si sono mai detti addio? Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di una presunta crisi tra i due. A seguito di alcuni segnali, come stories e messaggi in codice, che hanno subito fatto pensare che potesse essere successo qualcosa. Inoltre, era da diversi giorni che non si mostravano insieme sui social, e sembrava esserci una certa distanza social tra di loro. Questi gesti hanno così dato modo ai fan di pensare che potesse essere successo qualcosa o che stessero attraversando una crisi passeggera. Addirittura, sempre nei giorni scorsi, è trapelata un'indiscrezione secondo cui Alessandro si sarebbe risentito con l'ex fiamma, Ida Platano, dopo il suo addio al programma. Uomini e Donne, pace fatta tra Roberta e Alessandro? Ma a quanto pare, stando agli ultimi aggiornamenti social, le cose non sarebbero andate in questo modo. E molto probabilmente non ci sarebbe neppure stata una crisi tra i due ex protagonisti del Trono Over. Non a caso, nelle ultime ore, sia Roberta che Alessandro hanno condiviso delle stories con i fan che li ritraggono insieme a Capri. Entrambi appaiono felici e sorridenti, sempre più uniti ed innamorati che mai, quasi come se i rumors degli ultimi giorni non li avessero neppure toccati. Insomma, meglio così, anche se in molti sul web e sui social hanno ipotizzato che i loro recenti movimenti social non siano stati altro che delle tattiche per far parlare di loro e per ottenere più visibilità. Sarà proprio così oppure non c'è stato davvero niente e si è trattato solo di una serie di coincidenze via social? Su questo, forse, solo su questo, dovremo rimanere con il dubbio.